Ci troviamo all'Istituto Marconi di Sanremo, oggi viene presentato un nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro, siamo con la dirigente scolastica, ci può dire esattamente di che cosa si tratta? Sì, è il progetto di alternanza scuola-lavoro che quest'anno alcune scuole di tutto il territorio nazionale hanno avuto finanziato dalla Comunità Europea e dal MIUR. Questi progetti in realtà sono meglio articolati rispetto ai progetti che dalla legge 107 sono stati attivati anche per i licei da 2 anni a questa parte. Sono meglio articolati perché intanto ci sono più risorse economiche e sono meglio articolati perché i tutor aziendali finalmente vengono riconosciuti nel loro ruolo importante di collaborazione insieme alla scuola e quindi vengono affiancati per tutte le ore da un docente interno alla scuola che progettano con loro l'attività, cioè un'attività che viene seguita passo passo e che viene certificata viene certificata in modo molto più capillare e anche, come dire, più curato nei dettagli. Sono percorsi che vengono ad essere progettati all'interno delle strutture ospitanti e prevedono anche delle visite, delle organizzazioni a grandi eventi e quindi si supera quella logica errata dell'idea che l'alternanza scuola-lavoro fosse un lavoro, bensì diventano veri e propri progetti di simulazione di impresa formativa, uno nel settore della nautica, l'altro nel settore dell'autoimprenditorialità, del marketing all'interno di quella che è l'organizzazione dell'artigianato. Abbiamo dei partner di rilievo come Confartigianato per il laboratorio di professionisti digitali e per Mare e Marine Electric per quanto riguarda il settore della nautica. Sono progetti bellissimi che abbiamo progettato insieme, ci hanno appassionato tanto, hanno appassionato anche me che comunque diciamo ho avuto soltanto l'incombenza di porre in essere, di organizzare, di coordinare l'attività. I ragazzi non vedono l'ora che inizi. Confartigianato al fianco dell'Istituto Marconi di Sanremo per un progetto di alternanza scuola-lavoro. È stata firmata una convenzione con l'Istituto Marconi, sono 120 ore da qui a fine anno, saranno le prime. È un'alternanza scuola-lavoro con delle docenze, perché i nostri funzionari faranno delle lezioni all'interno dell'Istituto, in più avremo delle visite guidate dai nostri associati con gli alunni e sono quegli eventi che io ritengo eventi perché per me l'alternanza scuola-lavoro è indispensabile per il futuro delle nostre aziende ma soprattutto dei ragazzi. I ragazzi si devono rendere conto che oltre a studiare, oltre a far parte di una scuola devono anche rendersi conto di cos'è poi la realtà dal momento in cui usciranno e saranno diplomati. Per me sono quelle situazioni che mi danno piacere e il Confartigianato vuole essere presente e sarà presente in maniera esemplare. Signora Merio, ci può spiegare un attimino il vostro punto di vista in questo progetto vicino all'Istituto Marconi di Sanremo? Ci siamo messi d'accordo con l'Istituto Professionale Marconi per fare un progetto PON che prevede l'inserimento dei ragazzi in una presentazione, in un'introduzione delle professioni del mare. Siamo una città costiera, ci sono molte professioni che toccano la nautica del diporto e la portualità, sarà il nostro compito introdurli ai vari mestieri della nautica che rappresentano sul territorio un grande indotto. È per noi un piacere assistere la scuola e soprattutto aderire a progetti di formazione che per noi sono indispensabili a portare lo studente ad avere un contatto diretto col mondo del lavoro. Quindi speriamo che sia un progetto pilota che poi portiamo avanti in altre forme.